Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati di nuovo sul mio canale. Oggi siamo qui di nuovo con un nuovo appuntamento con un pack opening. Ebbene sì ragazzi, abbiamo un unboxing. Allora, il pacco in questione l'ho ordinato su Amazon adesso che c'era il Black Friday, è una fotocamera. Il pacco, eccolo qua. Lo vado subito ad aprire. È una fotocamera, come dicevo, che ho preso il Black Friday, ragazzi. L'ho trovata scontata a posto di 150 euro, l'ho trovata bensì 50, 49,99, era 49,90. Essendo che comunque anche per quando vado a pescare è tutto, non ho una fotocamera che può fare video e dovevo usare sempre il cellulare, dopo un po' mi veniva anche scomodo. Avendo trovato questa offerta ho detto perché non approfittarne e prendere una fotocamera che faccia anche video, oltretutto pian piano vi spiego, diciamo, tutte le particolarità. Allora, qua abbiamo la solita carta che sta all'interno del pacco per mettermi tutto, vediamo il pacco che ingombra, tutto in questa scatolina. Allora, la marca della Victure. Adesso andiamo ad aprire sto pacchettino. Odio le aperture perché devi essere delicato e mettono sempre le carte incollate in una maniera odiosa. Molto semplice. Oh, eccoci qua. Allora, qua c'è la fotocamera, come ben potete vedere. È anche, ragazzi, resistente all'acqua, dicono, fino a 20, no, 30 metri, se non ricordo male. Questo è lo sportellino per aprirla. Vediamo intanto come funziona così. Vediamo anche le reali, eccola qua, le reali dimensioni, che si può dire che sono quanto un palmo di una mano. Anzi, più piccola. Questo è la scatolina, l'involucro, la protezione, come ben si può vedere anche qua, ermetica, dove poi si mette la nostra fotocamera e si chiude in modo che quando si va sott'acqua non penetri acqua all'interno, quindi non vada anche la fotocamera a farsi un bel bagno durante le riprese, se vogliono fare riprese sott'acqua. Poi vediamo cos'altro c'è nella scatola. Colleghiamo qua tutto l'ambaradan e troviamo sotto la scatola, che questa la spostiamo gentilmente, troviamo le istruzioni che poi mi guarderò perché voglio capire bene tutto come funziona. C'è anche il wifi da un speaker, quindi sarà l'audio, l'attacco HDMI, c'è l'attacco della microscheda. Ok, pian piano poi vedrò come funziona. Vediamo all'interno di questo sacchetto cosa mi hanno dato, perché c'è tantissima roba. Allora, via sacchettini. Direi un panno per pulire le lenti. Pannettino per pulire le lenti. Batteria numero 1, perché l'altra dovrebbe essere dentro. No, non c'è nulla dentro. Sta senza batterie, infatti la devo mettere dentro, la devo mettere. Mannaggia, infatti non riesco neanche a mettere la fotocamera come si deve. L'accetto in acciaio. L'altra batteria. E poi ci sono tutti i gadget, il filo per collegarlo al computer. Lo tiro fuori, tanto poi lo devo sistemare. Vedete, con l'attacco USB per il computer. E l'attacco qua che va attaccato direttamente alla fotocamera, che sembra pure quello uguale del mio cellulare. Qua ci sono tutti i vari gadget, che devo vedere bene che cosa funzionano. Ci sono anche dei laccetti, delle fascette, i laccetti che dicevo prima. Tutti sti cosi che devo capire bene bene come funzionano. Ma direi di iniziare ad andare. Oh, c'ho anche il vetro di riserva, il vetro di ricambio posteriore. Perfetto, bomba, non lo sapevo, questo qua, quello che va a chiudere la fotocamera dietro. La scatola protettiva.
Allora, dicevo di andare a mettere subito una batteria. La batteria è inserita. Ok, come potete vedere si sta accendendo, ragazzi. Ah, si vede già il palmo della mia mano. Purtroppo lo so, lo schermo è piccolino e non ci posso fare nulla. Però per le prime riprese direi che va più che bene. È molto molto carina, è piccola, maneggevole. È vero, ha lo schermo piccolino, non posso negarlo. Però tutto sommato come prima fotocamera va bene anche per quando vado a pescare o per fare altre cose. Ecco, diciamo che specialmente anche per andare sott'acqua va veramente più che bene. Ovviamente la rimetto nella sua custodia. Che almeno la rendi, diciamo, un po' più grande e maneggevole, perché sennò farei fatica a tenerla in mano, mi scivolerebbe spesso e volentieri dalle mani. Devo capire bene, ragazzi, tutti questi accessori sinceramente a cosa servono. Se voi ne avete qualche idea, comunque scrivetelo nei commenti, mi raccomando. Ad esempio, questo qua suppongo che ha l'attacco sopra e sotto, penso, come si può ben vedere, penso per metterlo sul trespolino. Poi devo capire bene le funzioni di ogni singolo pezzo qua, perché a più pezzi una fotocamera è un altro po' che una macchina, non pensavo che fosse così complicata. Ma va bene, ma va bene. Ci sono tutte le istruzioni con tutti i pezzi, spero, a cosa possano servire. Avevo visto che ci sono le... Ok, sì, il manuale, questo qua è il manualetto di istruzioni. Cioè è tutto, ragazzi, è tutto, tutte le lingue tranne che l'italiano, non ci posso credere. C'è il giapponese ma non c'è l'italiano. Cina, Giappone ci sono, italiano no. Peggio delle istruzioni dell'IKEA, peggio delle istruzioni dell'IKEA. L'unica cosa che mi possono mettere sugli attrezzi qua, sui gadget, cos'è che mi vanno a mettere? Soltanto su cosa qua di istruzioni. Cioè ditemi voi se io posso andare a sapere i nomi o come si incastrano. Ah ok, tutto San Baradam per arrivare a fare che cosa alla fin fine? Per andarlo a mettere sul trespolino, che però il trespolino non ce l'ho. Mi hanno dato tutto tranne quel trespolino. E ora devo andare pure a cercare l'immagine adatta con l'accessorio adatto. Ecco già un trasformo questa macchinetta fotografica. Quanti pezzi? Mocca a loro. E in italiano non c'è, e in italiano non c'è. Ormai l'italiano si sta estinguendo nel mondo. Ma porca di quella miseria. Nulla da dire, le volete anche quando l'ho acquistata questa, ma modalità foto, modalità pezzi, assemblaggio no, assemblamento pezzi no, ok, hanno un ispettore gadget qua, ragazzi, in macchinetta, qua se svito questo poi dopo devo avvitarlo in un'altra maniera, anzi c'è pure il vitone dentro, ah il dadino qua, è una macchina fotografica o devo portarmi gli attrezzi da lavoro dietro? Vediamo da qua come funziona, l'accensione c'è, perché non ho ancora provato i tasti qua. Da qua ok. Oh, qua modalità wifi, non lo so. Ok ragazzi, manca la micro SD che devo prendere da mettere dentro e farla funzionare, poi lì andrò dai cinesi perché c'è un negozietto qua vicino. E vedo se la troverò ovviamente a un buon prezzo. Ovviamente tengo anche da parte la batteria di ricambio che mi hanno dato, quindi ho sì che due batterie. Adesso questa la faccio scaricare e poi la metto subito sotto carica e poi farò la stessa cosa con questa batteria e poi pian piano mi metterò anche di capo a mettere qua, a fare tutti i montaggi, l'assemblamento qua, il Transformers di turno, vediamo cosa mi esce fuori. Spero di montarle nel modo corretto prima che mi esce veramente qualche struttura strana. No, vi giuro ragazzi, è veramente molto 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 carina come fotocamera. E parliamoci chiaro ragazzi, anche per il prezzo per la quale l'ho trovato direi che veramente è ottimo come prezzo. Adesso devo vedere soltanto, constatare sul campo la qualità. Come dicevo, la micro SD la devo prendere in sti giorni. Quindi è vero, una cosa che non stavo facendo era dirvi bene o male le funzionalità. Allora, 1080 pixel full HD capture,
170 gradi super wide angle, quindi ha un'angolatura di 170 gradi nelle riprese, credo essere anche fotografia. Due batterie da 1050, quindi il litio dovrebbero essere pure più che sufficienti, e me le porterò sempre di scorta. Schermo HD LCD screen, quindi per allargare, diciamo zoomare, basta è touch, è screen. 14 megapixel high quality photography per le fotografie, resistente all'acqua grazie, come dicevo prima, a questa custodia, ad una pressione fino a 30 metri, ragazzi, fino a 30 metri di profondità. Poi controllo del wifi, posso connettermi wifi. Ok ragazzi, quindi che dire, come fotocamera dicevo non l'ho vista malvagia. Anche per il prezzo che aveva, sinceramente, come prima fotocamera ho pensato anche che mi va più che bene, perché poi anche comunque a mare quando vado mi piacerebbe fare delle riprese subacquee, ma non ho mai avuto, anzi non mi sono mai comprato una macchina fotografica subacquea, anche per i prezzi che hanno. Ho trovato questa qua, quindi quando arriverà l'estate porterò qualche video sottomarino, diciamo, in fondo al mar. Quindi ragazzi, se vi è piaciuto questo video, questo pack opening di questa Victor, fotocamera Victor AC400, lasciate un bel like, condividete il canale. Se non siete iscritti, mi raccomando ragazzi, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina per essere sempre, specialmente sempre, attivi e sapere e avere subito la notifica di qualche video. Commentate, lasciate scritto nei commenti, già come dicevo, di cosa ne pensate della fotocamera. E se avete trovato magari anche voi offerte migliori di quella che ho trovato io, poi segnalatemi magari con il link. Vi porterò settimana questa che viene, questa nuova che viene, un video fatto con questa fotocamera, adesso vedrò un attimino. Così la voglio anche testare per vedere come funziona e se funziona bene, come tanto mi lanciano nelle descrizioni. Quindi che dire ragazzi, da Best1488 è tutto. Se questo video vi è piaciuto, iscrivetevi, lasciate un bel like, commentate, condividete il canale e non dimenticatevi di passare anche su Facebook, sulla pagina Facebook Bestia1488, per questo unboxing con la fotocamera Victor e Todos. Ci vediamo al prossimo episodio ragazzi, bye bye amigos!